Noi proseguiamo con l'apertura dei centri vaccinali di popolazione perché offriamo evidentemente la vaccinazione sia per le terze dosi sia per le altre, sia negli adulti che nei bambini. Si possono dare i numeri? Abbiamo fatto grandi numeri sabato, per esempio, dove siamo arrivati a 2.900 vaccinazioni. Ieri eravamo a circa 1.100. Evidentemente non abbiamo più la grande domanda che c'era qualche settimana fa, perché comunque abbiamo raggiunto coperture significative in tutta la popolazione. Resta ancora il 14% della popolazione fermamente contraria alla vaccinazione. In tutto questo fa riflettere il fatto che, soprattutto in questi ultimi mesi, siano i più giovani a dimostrare un forte senso civico, sottoponendosi alla somministrazione del vaccino senza alcun problema, a differenza degli adulti. Da un lato la voglia di libertà che il giovane ha e quindi la voglia anche di vaccinarsi per questo. In più forse un vero e proprio maggior senso di responsabilità rispetto a tutelare la salute dei fragili che possono avere in casa, che sono i genitori e i nonni. A proposito di ospedali, buone notizie. Con il calo dei numeri di ricoveri Covid, sia in rianimazione che in terapia intensiva. C'è l'indicazione di attivare tutte le riaperture, anche delle attività non urgenti, e quindi ci si sta organizzando in questo senso, in tutti i servizi, in tutte le unità operative.